Sicuramente ho cominciato più o meno a 12-13 anni, quando ho ascoltato il mio disco preferito, che è Action Baby degli U2, e ascoltando la Deluxe Edition là c'erano un sacco di remix di genere elettronico, quindi trance e techno, e da lì insomma è partita la passione e mi ha condizionato nei miei successivi gusti musicali che ho acquisito nel momento in cui ho cominciato a suonare come DJ. Per me è stato sempre più o meno su per quell'età, più o meno, forse in un approccio diverso perché è stato molto più casuale, dovuto a mio padre sicuramente. Ricordo sicuramente uno dei primi dischi bomba che ho ascoltato, è stato tipo George Benson, totale, è un bambino di 12 anni che, non dico comprende, Ma è però influenzato dal padre accetta. o anche in solitaria, diciamo, o anche tuo padre ti ha. No, 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 molto di più in solitario, però è stato molto di più mio padre a spingermi verso l'apprezzare la musica. Poi c'è stato un po' l'incipit di mia madre sullo strumento musicale, che bisognava studiarlo per educazione, logistica e quant'altro, però ha fatto comunque l'esperienza. Poi col tempo, ecco, sono cresciuto, ho frequentato realtà, ho conosciuto gente che inevitabilmente ti influenzano. E ecco, poi quando realizzi che dalla disco, bene o male, parte un sacco di roba, è mega espansivo quando poi Ok, ecco, quindi poi inizia a via ti sei comprenderla. interessato, hai iniziato un Sì, po' a entrare nel mondo anche. esatto. E come siamo invece arrivati all'incontro, ovviamente, e come è nata, diciamo, questa Ah, collaborazione? questo è divertente. Volevo Sì. solo questo, perfetto, vai. È Di base già ci successo. conoscevamo, Sì, però ci in conoscevamo maniera. da prima, ma comunque un po' di vista, insomma, non avevamo proprio un rapporto Era stretto. più un amico di un amico di un amico che conoscevo, magari di vista per lunghe Che in qualche serata canzoni. ogni tanto vi beccava, ecco, Sì, diciamo. esatto. Poi è successo che io sono stato preso come resident a una serata dove lui già suonava come resident. Da un annetto E prima? Tipo sì, da così, un bene o annetto male. prima. E il nostro direttore artistico una sera ci ha presi e ha detto: Sa insieme. stasera chiudete voi insieme. Esatto, là c'è stato il primo contatto Ci abbiamo reale. suonato insieme da zero, ci siamo accorti che, cioè, combaciavamo su tante Combaciamo. cose e da lì abbiamo preso più con costanza a suonare insieme finché poi non abbiamo deciso comunque di ufficializzare il progetto, dargli un Noi ci nome, siamo detti insomma. concretizziamo Perché? la cosa. Perché questo nome? Perché questo One more pizza, nome? please. Sicuramente volevamo scegliere un Sicuramente è stato per elemento. un'esigenza. Cioè, diciamo che di base non piace definire troppo le cose, quindi già il fatto di dargli un nome era un po'. Troppo, però comunque magari scrivere tizio 1, tizio 2 Non mi piaceva, non certo. era troppo No, convincente volevamo comunque un come nome cosa. dislocato di base da quello che è, per non darvi Sì. neanche un marchio, un'idea, un qualcosa, Sì, forse. Sicuramente, Volevamo comunque sicuramente. un'identità unica. Unica, esatto, quello è il nesso, che Quindi comunque in due siamo. ma è una la cosa, Una cioè. insieme, certo. Sì. E com'è stato poi il rapporto nell'andare poi a suonare insieme, no? Perché io immagino sempre una persona al proprio gusto, poi quando suona un'altra persona deve comunque matchare, no? Il gusto. Quindi com'è stato? È stata una cosa naturale? Se vi siete entrambi ispirati alla Sì, passione molto vostra? Molto naturale. Proprio per questo, fondamentalmente, c'è stato un, posso dire, feeling di base. Sì. Sì, un feeling di base molto, Cioè, da quella prima molto. serata che sono insieme Sì, vi siete già trovati. devo dire, non c'è mai stato un momento in dove mi è cui. venuto da dire, oh, cazzi misi, cioè, perdonatemi, No, però. chiaro. A livello poi di contatto, no, col pubblico, come ve la vivete, no? Ecco, con l'esterno, con le Noi persone. molto Siete più. più frenetici nel suonare oppure rimanete più nel vostro? Oppure più Dipende un attenti? po' dalla serata, dipende un po' dalla vibe generale. A volte capita che ci stiamo un po' restiamo un po' nel nostro perché stiamo cercando di definire appunto dove andare con il Trovare un attimo set. una formula Certo, per come altre volte capita che insomma già tutto il flusso è molto naturale, quindi abbiamo molto più tempo di avere contatto con la dire. pista. Cerchiamo sempre comunque di avere molto contatto col Capito, una pubblico, specie di di. feedback. Sì, Probabilmente è più di facile o difficile anche in restare base a chi è davanti, in. sicuramente. Certo, Quello sì. sempre. Restare in vibe comunque con la pista. E a livello anche di
produzione? Avete già una vostra linea? Avete iniziato? Vi piacerebbe? Stiamo iniziando. Abbiamo fatto qualcosa, per il momento non abbiamo... Su che linee, ecco, vi muovete di base a livello di produzione, ovviamente? Elettronica, abbiamo fatto... Sì, abbiamo rilasciato due tracce che ho prodotto io, comunque sono sulla Technotrans. Ok. E cerchiamo di restare su questa anche linea. Anche quello è un progetto che fate insieme? O sì, comunque... sì, non bene o male. Dobbiamo ancora prendere a lavorare di più insieme su questo. Cioè ne sa molto più, ok, di me. Proprio avanti, ecco, sì, proprio a livello tecnologico e quant'altro, perché okay. Sono proprio, ecco, piano piano. Produco da più tempo, esatto, quindi, anche se non sull'elettronica, ma comunque ho cominciato a produrre già da prima, quindi certo, vabbè, già testavi il terreno, esperienza in più. Ok, ci sono obiettivi attuali, obiettivi futuri che vi siete posti o che state seguendo, ecco, progetti? Ma sicuramente cerchiamo di fare il massimo che si può fare. Sicuro, e magari riuscire ad arrivare a un punto dove non dico che deve essere quella cosa di oh mio Dio, suonano loro, no, certo, perché ok, no, per me personalmente sarebbe anche abbastanza ansioso, ok, però mi piacerebbe magari, ecco, come già successo altre volte che ci hanno fermato magari stesso ad un evento, suonate, passate, okay, musica, vabbè, già, sempre soddisfazione, esatto, senso. Esatto. Credo che si tratti comunque anche di riuscire a distinguere il nostro sound a seconda, ok, diciamo a prescindere dal genere che stiamo passando, poiché oltre a, appunto, i già detti generi, noi comunque apprezziamo il passare anche la disco, anche l'italo, però okay, in tutto quello che passiamo credo che si debba riconoscere comunque un nostro gusto di base, esatto, cioè siamo sempre noi. Quindi che quando suonate dite ok, stanno suonando loro, ecco, esatto, quello esatto, è quel riconoscimento, sì, immagino, esatto, esatto, quel tipo di, diciamo, di sound che è nostro, esatto. Ok, quello okay è l'obiettivo fondamentalmente. E vi faccio un'altra domanda: avete altre passioni che seguite attualmente o che avreste dovuto seguire se non ci fosse stata la musica? Io posso dire che skate ancora. Ok, vado ancora in bello skate di rado, certo, un po' tra lavoro, ecco, la musica, altri impegni comunque un po' lasciato andare, però. Quindi comunque c'è già comunque una passione e sì, segui. Sì, da più di 10 anni. Ok, ok. Sì. Posso soltanto menzionare la grafica, perché comunque ho sempre lavorato ai miei progetti per quanto okay riguarda l'ambito della grafica, anche a qualcosa di qualche altro artista, però sempre comunque legato alla musica, quindi ok, sempre influenzato da quello, sì, quindi oltre quello. Perfetto. Non direi. Io ragazzi, nulla, vi ringrazio, spero vi siate trovati bene qui da noi e quando volete passare siete benvenuti come sempre. Grazie.